Salve a tutti signori, sono Ciro Cerullo, per chi non mi conosce ancora, e in questo nuovo video vedremo come si sostituisce un cavetto di acciaio di 3 mm danneggiato di un montacarichi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di srotolare tutto il cavo da sostituire. Notate quanto è danneggiato il cavetto e questo è il motivo principale per cui sto effettuando il cambio. Bene, ora per rimuovere il montacarichi abbiamo da svitare i quattro perni che lo tengono fissato alla struttura. Ok signori, ora per rimuovere il supporto del montacarichi dobbiamo svitare i due perni utilizzando un chiavino esagonale. Allora, questo è il cavetto che dobbiamo liberare dall'argano, per cui utilizziamo un cacciavite e toglieremo prima la boccola di teflon che si trova qua, eccola. Eccolo qua, questo è il cavetto nuovo che dobbiamo installare. Ha gli stessi requisiti del vecchio, ossia è lungo 12 metri ed ha lo stesso diametro di 3 mm. Dunque, adesso devo ricostruire l'anello come stava prima. Possibilmente cerco di farlo della stessa misura, a questo scopo utilizzo del filo metallico zincato. Thank you.
Ok signori, l'anello sembra quasi uguale, ora non ci resta che rimetterlo in sede. Il consiglio che vorrei darvi è di ingrassare la boccola prima di montarla. Bene, installato il montacarichi, adesso recuperiamo il gancio da cavo di acciaio vecchio che abbiamo tolto e lo rimontiamo su cavo di acciaio nuovo. Per fissare il gancio al cavo di acciaio ho utilizzato queste piccole morsettine che voi potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta. Per maggiore sicurezza io ne metto due. Mi raccomando di stringere molto bene perché il peso da sollevare supera abbondantemente i 100 kg. Abbassa un poco. Abbassa poco. Alza.
Ok signori, sono arrivato alla fine di questo video, vi ringrazio per avermi seguito e se avete gradito ciò che vi ho mostrato, mettete un mi piace o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Arrivederci.